Buongiorno, oggi vi presento una nuova casa editrice e un libro molto particolare. La casa editrice si chiama WOM, che è l'acronimo per Word of Mouth, cioè passaparola, ed è una casa editrice che si interessa particolarmente ai sottogeneri, ai generi misconosciuti e alle opere un po' nascoste, un po' dimenticate, del catalogo dei grandi classici. La sua particolarità, tra le altre, è quella di curare moltissimo la veste grafica. Non so se riuscite a vederlo, ogni libro ha un buchino sulla copertina dal quale appare un particolare dell'immagine che poi voi ritrovate all'interno del risvolto di copertina. Questo per suggerire l'idea di in qualche modo di sbirciare, di guardare dal buco della serratura in questi, appunto, nella produzione di questi importanti autori. E poi i libri sono tutti corredati da immagini relative all'argomento trattato. Vedete, ci sono in questo caso ci sono molte fotografie scattate a Napoli tra i due secoli, tra 800 e 900. Perché? Perché questo libro si intitola Confessioni di un omosessuale a Émile Zola, ed è l'autore è anonimo, ed è la riproduzione di una lunga lettera, anzi due lunghe lettere, che un giovane aristocratico italiano scrisse a Émile Zola in risposta alla richiesta che lui aveva fatto tramite giornali di ricevere storie di vita dai suoi lettori alle quali potersi ispirare. Il nostro anonimo in qualche modo sfida Émile Zola a prendere spunto dalla sua storia, dalla sua vicenda di omosessuale, per approfondire una tematica che nei suoi romanzi, pur così attenti alle realtà più nascoste, non era stata trattata. Zola però non se la sente di spingersi così a fondo, anche perché questi sono gli anni, ricordiamolo, del processo a Oscar Wilde, sono anni in cui l'omosessualità è considerata un crimine gravissimo. Per cui Zola non scrive di questo argomento, ma passa la lettera a un amico medico, il dottor Saint Paul, che la tratta come un caso clinico e poco dopo la pubblica, appunto, come un romanzo, come un lavoro scientifico, con il titolo però di romanzo, romanzo di un invertito nato. In questo modo, la lettera viene pubblicata con una piccola prefazione di Zola, nella quale Zola dimostra di non, Zola, personaggio estremamente progressista, avanti per i tempi, però dimostra di fronte all'omosessualità di essere ancora in linea con le idee del suo tempo e di considerarla appunto una malattia orrenda, una depravazione orrenda. Il libro viene ripubblicato più volte, sempre come trattato medico in Francia, ma questa è la prima volta che viene tradotto in Italia e soprattutto è la prima volta che viene pubblicato per intero insieme alla tutte e due le lettere dell'anonimo e anche insieme anche alla lettera che l'anonimo scriverà al medico una volta vista, venuto a conoscenza della pubblicazione delle lettere come trattato scientifico. È un libro che si legge molto, molto piacevolmente, è molto interessante come documento storico e ci dice molte cose non solo sulla situazione appunto degli omosessuali alla fine del secolo 800, tra 800 e 900, ma ci dice molto anche su quel periodo che va sotto il nome di Belle Époque e sui lati oscuri di questo periodo. Grazie e alla prossima. Pro
Conti via, buongiorno. Conosciamo dei personaggi, per questo voltiamo pagina, che ha fatto l'Italia, che non la troverete sui libri accademici, ma grazie a Benedetta Craveri, studiosa, storica, docente, è una scrittrice di queste biografie, di questi approfondimenti tra i romanzi e la saggistica, oltre che pregevole. Gran bella scoperta, la contessa che risponde a nome di Virginia Verasis di Castiglione. Una contessa che prende il titolo nobiliare dal suo primo matrimonio, donna di una bellezza stupefacente, indescrivibile, una seduzione continua, una capacità ammaliante, un gusto, un'eleganza. Beh, è anche un cugino importante. Suo cugino rispondeva a nome di Camillo Benso, conte di Cavour. E che fa? Beh, sapete, i suoi sogni e il suo nome di tessitore per tutta l'Europa. Beh, lui decide di mandarla a una festa, a un ricevimento, dicendo: se tu riesci a essere carina con l'imperatore, magari avremo un'alleanza franco-piemontese che per noi è importante, sai. Lei decide appunto di fare questo, si avvicina alla corte francese. Napoleone ne resta innamorato da subito, avranno una storia d'amore, una liaison che ovviamente mette di buon grado per questa alleanza ipotetica l'imperatore, e la storia poi la conosciamo, no? Nel Risorgimento. La contessa ha poi percorsi di vita quanto mai umani, non è che è uno strumento di seduzione per le alleanze geopolitiche di seconda metà Ottocento, e le conosciamo all'interno del libro di Benedetta Craveri, come lei appunto rivede le sue posizioni, come non sta bene in questi abiti da seduttrice in maniera strumentale, ma tutt'altro, la sua umanità, la sua delusione, la sua ribellione, una vita corredata anche da immagini al centro di questo libro, quanto mai in fotografia dell'epoca, bellissime fra l'altro, e come ho detto la particolarità di una narrazione tra la saggistica e il romanzo, per conoscere questa figura che non troverete su testi accademici, ma che ha avuto un'importanza fondamentale per l'unità d'Italia. Segreti, bugie, intrallazzi, storia d'amore e di tradimento, tutto questo nella contessa Virginia Verasis di Castiglione. Lei è Benedetta Craveri, le pubblicazioni sono a Delphi. Grazie per l'attenzione, a mercoledì prossimo.